Gli scali G24, un mare da salvare. Il prossimo 27 ottobre a Venezia sarà inaugurato Sea Level Rise, la nuova opera dell'artista romano Andreco, che trae ispirazione dalle ultime ricerche scientifiche sull'innalzamento del livello del mare. Una riflessione sul futuro delle città maggiormente esposte al rischio di essere sommerse a causa dei cambiamenti climatici. Il nostro inviato è Gianfranco Gatto. Un grande wall painting lungo le rive del Canal Grande in fondamento a Santa Lucia, una rappresentazione in chiave artistica delle stime e degli studi forniti da organizzazioni e gruppi di ricerca internazionali sull'innalzamento del livello medio del mare e le onde estreme. Il Sea Level Rise è la quarta tappa del progetto Climate, installazioni nello spazio urbano, dipinti murali e seminari, un legame tra disciplina artistica e scientifica. Nella parte bassa sono stati riportati i valori che medi che dovrebbe avere il livello del mare nel futuro, e nella parte alta invece sono riportate in maniera più artistica, più visionaria, le onde estreme e le formule e le componenti che entrano in gioco. Una riflessione sul futuro dell'ecosistema lagunare, tradotto dall'artista e ingegnere ambientale Andreco in opere che traggono ispirazione dalle ultime ricerche scientifiche sulle cause e gli effetti dei cambiamenti climatici. Per me è un'opera che più di mettere in luce l'ego dell'artista vuole portare sotto gli occhi di tutti un problema comune. Quindi forse metto un po' da parte quello che erano i miei disegni e le mie forme per riportare dei dati scientifici su un parete. Ovviamente non è un discorso di comunicazione, è sempre un discorso artistico, però vuole far pensare sicuramente. Il progetto realizzato dall'artista in collaborazione con Ca' Foscari, Università UAV di Venezia, CNR ISMAR e Regione Veneto, individua Venezia come simbolo delle città maggiormente esposte alle conseguenze dell'innalzamento del livello del mare e potenzialmente destinate ad essere sommerse. Ci sono studi internazionali che affrontano l'innalzamento del livello medio e ci sono scenari, anche quelli non più drammatici, che indicano un innalzamento che può andare dai 50 centimetri al metro. Considerando lo scioglimento dei ghiacci anche oltre il metro, entro il 2100. Entro 150 anni, insomma, la città di Venezia potrebbe sparire sotto l'acqua. Sono dati pubblicati, c'è l'Intergovernmental Panel for Climate Change che dà delle indicazioni, ci sono anche altre commissioni. Il nostro compito come CNR ISMAR è quello di provare a monitorare e a studiare ciò che avviene qui nell'area veneziana, ma anche in aree più ampie, quindi Adriatico, Mediterraneo, e provare a quantificare gli effetti che un cambiamento del genere può avere sulla città, ma direi anche sull'intera laguna. Gianfranco Gatto, Sky TG24, Venezia.